Ciao, avete mai sognato di volare? Io un sacco di volte. Oh, e le ho provate tutte. Una volta mi sono messo a sbattere le braccia molto forte, ma non mi sono alzato da terra. No, però mi sono venuti dei muscoli alle braccia che non vi dico. Ah, poi una volta ho costruito con la scala e degli elastici una catapulta. E niente, ho tagliato gli elastici e ecco, quello vi sconsiglio vivamente di farlo. Non è stato proprio volare, è stato lanciarsi nel vuoto. Ah, poi un'altra volta ho provato a volare, chiudendo forte gli occhi con l'immaginazione, e lì forse è la volta che ho volato meglio. Però proprio volare, volare, niente da fare. Ah, eppure c'è qualcuno che sa volare proprio senza alcuna difficoltà. Sì, forse avete già capito chi è. Comunque, per realizzare questa intervista, ci siamo spostati dal nostro studio per raggiungere un'isola molto speciale. Pensate, è un'isola che non c'è. Io sono Claudio Dughera e questo è Orecchie a Teatro. Qui parliamo di teatro ragazzi e ci immergiamo nelle storie insieme ai loro protagonisti. Scopriremo come nascono gli spettacoli e ospiteremo attori, registi e personaggi anche un po' assurdi. Chiudete gli occhi e preparatevi per l'immersione. È possibile sentirsi bambini anche se si è già grandi. Il sogno e l'immaginario infantile non devono mai spegnersi, anche quando inevitabilmente il nostro corpo affronta l'età adulta. Essere un bambino. Non per rifiutare responsabilità e voltare le spalle alla realtà, ma per affrontare il quotidiano con più leggerezza e originalità. Peter trova la sua ombra. Eccola! E cerca di riattaccarsi. E cerca di riattaccarsi. Cerca di riattaccarsela. Diversi tentativi, si siede rassegnato. Wendy, che ha assistito a tutta la scena, trova finalmente il coraggio di parlare. Ciao ragazzi! Io non piango mai. Come ti chiami? Mi chiamo Wendy Moira Alice Angela Darling. Peter. E basta. Ah, mi dispiace. E dove abiti? Che La seconda a destra è qui, dritto fino al mattino. strano. Perché? Voglio dire, questo che scrivono sulle lettere che ti Io non mandano. ricevo Ma lettere. tua madre ne Io riceve. non ho una madre. Peter! Wendy cerca di abbracciare Peter. Peter, mi dispiace. Ehi, non mi devi toccare! Nessuno mai mi deve toccare. Già, non lo so. E perché stavi piangendo? Io comunque non stavo piangendo. È che non riesco a riattaccare la mia ombra. Davvero, Sì, certo. non ci riesco, ci ho provato, non ci riesco. Ah, da qua? Felice di giocare con Peter. Beh, ma a me sembra solo sfuggita. Scusita. Ho capito, ci penso io. Wendy indossa un mitale e comincia a cucire l'ombra addosso a Peter. Senti, Peter, tu come sei messo a sopportazione del dolore? Molto alta. Perché temo che questo potrebbe farti più male, sai? Io non piango mai. Ai! Non posso fare a meno di ballare. Peter, inizia a ballare. Da solo.
Oggi parleremo di uno spettacolo che si intitola Peter Pan, ovvero L'isola dei bambini sperduti, con la regia di Giorgio Scaramuzzino, interpretato da Alessandro Pisci, Pasquale Buonarrota e Celeste Gugliandolo. Questo spettacolo è stato prodotto dal Teatro Nazionale di Genova e dalla Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani. Bene, sto girando sull'isola che non c'è, è tutto bello qua intorno, vedo le cascate, i laghi, ecco, quelle probabilmente laggiù sono sirene. Ma scusate, là dietro mi sembra di intravedere Giorgio Scaramuzzino, che è il regista di questo spettacolo. Giorgio! Eccomi, ciao, caro! Ciao, ti faccio solo due domande veloci sullo spettacolo. Tra l'altro ho visto che ti sei fermato qua sull'isola che non c'è, vuol dire che ti sei trovato molto bene? Sì, sì, anche se sono molto vecchio rispetto a tutti i bambini sperduti, perché io, ahimè, per un po' di tempo ho smesso di sognare. Oh, no. In realtà io ho 250 anni, però perché se smetti di sognare invecchi. Ah. Allora io non ho smesso di sognare e di immaginare. Io per un po' purtroppo ho smesso, è per quello che mi vedete con i capelli bianchi, ma però poi ho ricominciato e perciò non sono più cresciuto. Ah, ok. E difatti lo spettacolo, mi hanno detto, si intitola Peter Pan, ovvero L'isola dei bambini sperduti. E quindi i bambini sperduti nello spettacolo hanno un ruolo molto importante, giusto? Certo, sì, sì, sono i bambini sperduti di Bari, naturalmente. Però nello spettacolo c'è una, diciamo, un'aggiunta in più, un momento in cui i bambini sono protagonisti dello spettacolo, perché salgono in scena e recitano insieme agli attori, perciò diventano i bambini sperduti in un gioco teatrale che è interattivo, molto allettante, penso anche molto divertente per i bambini. Sì, li avete visti divertirsi, ridevano in scena? Sì, sì, alcuni sono molto preoccupati, altri invece si lasciano prendere dal gioco. È una bella idea, complimenti. Grazie. Poi volevo chiedere, no, perché adesso non so se lo sai, tu sei rimasto molto qua sull'isola che non c'è, però praticamente da noi c'è una specie di virus e si parla quindi un sacco di vaccini, però ho sentito che hai fatto questa dichiarazione, parlavi di un vaccino importantissimo che diciamo che è contro il deficit di immaginazione, ma che cosa vuol dire e perché è così importante? Ci hanno buttato addosso, almeno vi hanno buttato addosso, perché qui fortunatamente non è ancora arrivato questo virus, è un virus che ammazza l'immaginazione, virus che non ti dà più il tempo per immaginare, perché hai già tutto fatto, no? Hai già tutto scritto, hai già tutto visto. Sai che ho fatto un gioco con i bambini, con i vostri bambini colpiti da questo virus. Ho chiesto a questi bambini, sapete dirmi che cos'è una giuggiola? Una cosa normale, no? Forse è una cosa desueta, è un termine che loro non conoscono, ma l'ho usato apposta. E sapete la maggioranza di questi bambini cosa mi ha risposto? Mi ha risposto, andiamo a vedere. Nessuno ha provato ad immaginare cosa fosse una giuggiola. Almeno il 70% non l'ha fatto. Soltanto alcuni hanno espresso un loro parere su cosa potesse essere questa giuggiola. E una bambina mi ha detto addirittura che una giuggiola potrebbe essere una lucciola che fa il giullare. Il significato di giuggiola può cambiare tutti i giorni. Può essere un frutto, ma può essere anche una parolaccia. Potrebbe essere anche un uccello che passa molto veloce. Può essere, ogni giorno cambia significato qui sull'isola che non c'è. Ah, ho capito. E volevo chiederti una adesso... Una cosa posso dire? Prego. Ai genitori. Questo virus lo potete combattere anche voi. Sì, perché invece di andare a vedere che cos'è una giuggiola, provate insieme ai vostri bambini a immaginare, almeno per 10 minuti, poi andiamo a vedere che cos'è una giuggiola. Questi 10 minuti, Rodari diceva, che sono impagabili, perché
vuol dire che è un vaccino contro quel virus lì che ammazza l'immaginazione. Noi dobbiamo allenare l'immaginazione, no? E guardare Lewis Carroll, che secondo me è un altro grande combarì, diceva bisogna guardare le cose con una sorta di strabismo mentale. Bisogna immaginare, perché dietro lo specchio c'è un mondo nuovo, c'è un mondo diverso, c'è il mondo dell'immaginazione. E tutti gli scienziati dicono che le grandi scoperte le hanno fatte tutte immaginandole prima. Prima di andare in laboratorio a fare gli esperimenti, l'hanno immaginate. Senza immaginazione non avremmo più scienziati. Pensate, un mondo senza scienziati. Perciò venite all'isola che non c'è. Vi insegniamo a combattere questo virus e così quando sarete andrete a scuola, università, eccetera, eccetera, immaginerete nuovi vaccini per le malattie, nuovi vaccini per combattere le cose cattive e inventare delle cose buone per salvare l'umanità e renderla più felice e farla continuare a sognare, perché chi sogna non è vecchio. Grazie mille, Giorgio. E adesso in quale parte dell'isola che non c'è andrai a visitare, dico? Adesso voglio andare in un bosco, c'è un bosco bellissimo, dove a un certo punto c'è un animale che è diventato il mio amico, che mi sta aiutando a fare la legna per l'inverno, che ormai siamo in pieno inverno. E io con questo animaletto tutti i giorni andiamo nel bosco e facciamo, e sapete che incontri abbiamo fatto in questo bosco, non ve lo posso raccontare, perché non ci credereste, perché voi avete ancora un po' di quel virus lì. Ma magari se andate un po' più a teatro quando si potrà e scoprirete la vostra isola che non c'è, secondo me capirete. Va bene, allora salutaci l'animaletto. Laggiù vedo Wendy. Scusa, non vorrei però, c'è Wendy che devo intervistare. Non voglio lasciarti così, quindi grazie. Ha una voce che ti ammaglia peggio delle sirene, stai attento. Grazie Giorgio, ciao. Ciao, grazie. Ecco, sono arrivato. Ciao Wendy, ciao. Volevo farti due domande. Stiamo facendo una trasmissione per alcuni bambini che non sono qua sull'isola che non c'è. Allora, questa storia è piena d'avventure, quindi tutti i bambini sperduti le vivono. Volevo chiederti, perché poi dopo i tuoi amici d'avventure tornano sempre da te per farsi coccolare? Ce lo puoi dire perché? Beh, allora, bisogna dire che le mie mani sono un po' magiche. Sì, hanno un po' di polvere di fata sopra, perché riconoscono subito quello che piace. E per ognuno è diverso, Poi c'è da dire che dopo ogni battaglia c'è il rischio di tornare a casa un po' abbacchiati, un po' stanchi. E allora non c'è niente di meglio che un bel bagno di coccole dolci e leggere che ti fanno subito tornare il sorriso e la voglia di tornare a lottare in un'altra battaglia. Le coccole sono importanti. Grazie, grazie Wendy. Ah, e adesso, scusa, ma vedo un puntino verde lassù. Ah, ecco, credo che sia Peter Pan che si fa un giro nel cielo. Scusa. Peter, potresti atterrare un attimo? Sono qua, mi sto sbracciando, sì, vicino all'albero con le mele, quelle grosse, ecco, se puoi arrivare da questa parte. Peter, grazie, sì, fai il giro largo, se no sbatti contro la roccia. Ecco, da questa parte, Peter, sì, ecco qua. Scusa, ciao Peter. Ciao. Come va? Bene, sono felice di rivederti. Mi avevi già visto da sopra, vero? Oh, ma io ti conosco da molto più tempo di quanto tu non pensi. Io mi ricordo di te, sei un bambino sperduto, lo so. Non mi ricordo più di essere stato sperduto. Lo so, succede così, mi dispiace. Ma forse se lo dici tu. Sì, fidati. Dimmi. Ma posso farti delle domande per un'intervista? Certo che sì, quello che vuoi. Volevo chiederti come si fa a volare. Non te lo ricordi? Sì, va bene. Allora, ma è semplice. Io, come mi piace dire, basta accendere le scintille dell'immaginazione e spegnere le luci della realtà. Poi, sai, può aiutare, ballare, divertirsi. Sì, tutte cose che aiutano. Basta stare leggeri, leggeri, leggeri. Ah,
E secondo te ce la posso fare anch'io che ho messo su un po' di chili? Fidati, puoi, con l'immaginazione. Tu non sai che figurino puoi diventare. Pensa che io l'altro anno ho persino interpretato Babbo Natale, eppure col mio fisichino. Ha funzionato benissimo, eh? Alla recita dell'Isola che non c'è. Esatto, per tutti i bambini sperduti. Hanno detto che era il più grande Babbo Natale mai visto. Eppure sono magrolino, eh? Wow. Senti, scusa, sta arrivando uno strano figuro vestito di nero. Sembra un pirata e gli luccica una mano. Forse... Auguri! Oh, no, dove vai? Credo che stia arrivando Capitano Uncino. Intanto Peter si è nascosto. Sono un po' agitato, fa un po' paura. Salve! Salve! Tu chi sei, scusa? Sono un intervistatore, sono qua per orecchie a teatro e volevo fare delle domande. Abbiamo saputo del vostro rapporto tra lei e Peter Pan e volevo sapere perché ci sono tutti questi tafferugli tra di voi, anche se lei è stato un bambino proprio come Peter. Infatti... Sono stato un bambino, carissimo. Ed è proprio questo il punto. Non lo sono più. Come vedi, sono un uomo. Ma mi ricordo ancora quando ero un bambino. Ero sciocco, ingenuo, ingiustificatamente felice. E invece, carissimo, la vita è dura. Oui. È una battaglia continua, piena di pericoli e piena di responsabilità. E invece i bambini cosa sono? Ma soprattutto quel Peter! Quel Peter è uno strafottente, un arrogante, un prepotente. Pensa di restare bambino per sempre, di essere invincibile, anzi immortale come un dio. Ed è per questo che con la sua banda non fa altro che perdere tempo con giochi stupidi. Il tempo non bisogna perderlo. Il tempo è lì che corre e ti rincorre. Prima o poi ti aggapperà. Grazie. Adesso scusa, volevo far sentire alla radio un po' degli estratti del vostro spettacolo. Se vuoi puoi fermarti con me qui ad ascoltarli. Ah, je suis très content d'être ici. Oui, sono contento di essere qui con voi. E allora dopo poi ti farò una domanda. Via con gli estratti. Basta quel flash, io sono qui tutto per voi. Sono un terrore, chi tocca il cuore, io mi chiamo Giacomo Uncino. Da fans, sono un pirata un po' da parata, vi prego lasciatemi star, eccomi qua, basta qui flash, io sono qui tutto per voi, sono un terrore, chi tocca a me. Io mi chiamo Giacomo.
Oggi vi vedo particolarmente cattivi, perché siete cattivi, vero? Sì! Io vi voglio più cattivi! Sì! E sapete perché? Perché Peter è tornato. È tornato dai bambini sperduti, i bambini! Blah! Io li voglio tutti! Ma più di tutto voglio lui. Io voglio il loro capitano, Peter! È stato lui a tagliarmi la mano e a darla in pasto al coccodrillo. Giurma, io non ho paura dei coccodrilli. Io ho paura di quel coccodrillo. A quel coccodrillo è talmente piaciuta la mia mano che da allora mi segue dappertutto. Di mare in mare, di terra in terra, leccandosi le labbra. Al pensiero di popparsi quello che resta di me. Voglio Peter! Che scena incredibile, ma Uncino, volevo chiedere una cosa, fare una domanda un po' irriverente forse. Volevo solo chiedere, mi potrebbe raccontare che cosa è successo alla sua mano? La mia mano è tutto il colpo di quello lì, di quel Peter. Bene, durante un duello me l'ha tagliata e l'ha data in pasto a chi? A chi? A un coccodrillo. Ma che bella idea che ha avuto. Il problema è che a quella belva è talmente piaciuta la mia mano che da allora mi segue ovunque, di mare in mare, di terra in terra, leccandosi le labbra a pensiero di papparsi quello che resta di me, capisci? È lì che mi rincorre di continuo. È per questo che odio Peter. Pensa che quel coccodrillo mi avrebbe già mangiato, Sì, ma fortunatamente ha anche inghiottito un orologio. E questo orologio fa tic-tac, tic-tac, tic-tac dentro di lui. È così io. Prima che lui riesca a raggiungermi, sento il tic-tac, tic-tac e scappo. Solo che ho paura che quell'orologio si scaricherà prima o poi. A quel punto quel coccodrillo mi acchiapperà. Smee! Ma dov'è Smee? Quando ho bisogno di lui non c'è mai. Spugna, beve sempre come una spugna. Grazie, signor capitano. Dorian. Arrivederci, è stato molto gentile a non uncinar. Au revoir a vous et toutes les enfants que nous entendons. Les enfants, i bambini. Blah. Grazie, arrivederci. Peter, puoi uscire, se n'è andato. Uncino, se n'è andato. Sì, ho sentito. Ma io non avevo paura di lui, Ero solo curioso di sapere che cosa ti avrebbe detto. Beh, è stato molto gentile alla fine, sì, no? Sì, anche antipatico, come sempre. Un po' pieno di sé. Volevo farti un'ultima domanda, poi ti lascio andare ad allenarti di nuovo nel volo. Volevo sapere, dove si trova il coraggio di rimanere bambino? Piacerebbe saperlo, vero? Sì. Sì, lo so, in effetti. In tanti se ne dimenticano, perché sai, non andare a scuola può aiutare. Può aiutare molto. Non lavorare può aiutare. Però hanno tutte delle controindicazioni. Il problema, credi a me, è che per restare un bambino devi divertirti. Sempre. Anche se vai a scuola, tutto sommato. Il segreto è tutto lì. Ricordati, qualunque cosa ti accada, che ti puoi sempre divertire. Ricordati di immaginare sempre qualcosa di diverso. Ecco, il segreto è tutto qui. Ci proverò. E sei stato molto, molto gentile a farti intervistare. Oh, è stato un piacere. Ti lascio ai tuoi impegni. Ah, grazie. Adesso voglio provare a volare come Iron Man. Non l'ho mai fatto. Vediamo se mi riesce. Oh, fai attenzione. Ciao. Peter. Ciao, Peter. Ciao. È stata un'intervista incredibile. Oh, è di nuovo Wendy. Sta cogliendo le mele da quell'albero. Scusa, Wendy. Scusa, ti ho già interrotta prima, però volevo chiederti, per favore, potresti cantarci una canzone?
Ma certo, ma tu non disturbi affatto. Per l'occasione, anzi, vorrei cantare una canzone che non ho mai cantato, perché è la canzone dei pirati. Però se ci pensi, i pirati sono un po' dei bambini sperduti cresciuti che hanno preso una cattiva strada. Pronto? Siamo cattivi, malvagi e temerari, siamo nati con l'indole crudele, navigando sull'onde a gonfie vele, il terrore noi spargiamo per i mar. Navigando sull'onde a gonfie vele, siamo malvagi e temerari, siamo con l'indole crudele, navigando a gonfie vele, il terrore noi spargiamo per i mar. Wow, Wendy, canti benissimo. È sempre stato il mio sogno poterla cantare. Grazie, ciao. Sei veramente brava, grazie, grazie mille per questo regalo. E salutami i bimbi sperduti quando li vedi. Ciao. Non vedo l'ora di vedere questo spettacolo a teatro. Appena saranno riaperti, mi siederò in prima fila. E voi? Verrete? Intanto mi siedo un attimo qua, su questo sasso. Che giornata emozionante. Che personaggi che ho incontrato. Comunque, ci sono un sacco di versioni bellissime di Peter Pan. Io ad esempio quando ero piccolo ho visto il cartone animato della Disney. Quello sì, voi l'avete visto. Ah, e poi ho visto Hook, Capitano Uncino. È un film di Steven Spielberg. Nella descrizione di questo podcast troverete i riferimenti con titolo e regista. Così se volete, in attesa di rivederci a teatro, potete prepararvi con una bella full immersion. Se questo spettacolo vi ha incuriosito, lo potrete vedere a teatro appena i teatri riapriranno. Questo era il terzo episodio di Orecchie a teatro, a tu per tu sul palco, anche ad occhi chiusi. Ogni sabato alle ore 16 potete trovare un nuovo episodio sui nostri profili social e sul nostro sito. Per il prossimo appuntamento io mi prenderò una piccola vacanza. Ma non vi lascio certo soli. Al mio posto ci sarà un importantissimo professore che viene da un altro pianeta. Parleremo di teatro a scuola. Ci vediamo presto! Orecchia teatro!